Bra on the rocks. Join the club. Good morning. Bra. Buongiorno a tutti, lunedì 23 marzo 2020, come si dice da quando questo anno è iniziato. Iniziato bene. Mi ricordo il discorso di Mattarella di inizio anno, insomma, non è che ci aveva beccato poi molto, insomma. Le cose non sono andate così come diceva anche Paolo Fox, che preannunciava un anno straordinario, invece non è proprio andata così per quanto riguarda la prima parte. Beh, diciamo che straordinario lo è a tutti gli effetti, sì, eh. Sì, questo è indubbiamente. Allora, oggi lunedì che ormai non ho visto i consueti post su Facebook, i vostri post in cui vi lamentate del lunedì, come mai? Ma perché secondo me si è un po' perso anche il senso dei giorni. Decisamente. Soprattutto del circolo circadiano, quindi magari sai chi era abituato a svegliarsi sempre al mattino presto, ha un po' perso questo giro, va a dormire alle 4 di mattina e poi non si sveglia più. Beh, però a me sta succedendo esattamente il contrario, che ho cambiato le mie abitudini e incredibilmente mi sto svegliando presto tutte le mattine. Perché tu sei al contrario del mondo. Allora ci saluta Angelo, buongiorno ragazzi, oggi si lavora perché sapete che sono essenziale, sì. Sappiamo che fai un lavoro tra quelli considerati essenziali, quindi vi scassero meno, ma vi ascolto. Peccato, a noi piace tanto quando ci scassi. Ma scassa, che va bene. Allora, partiamo subito con una canzone come nostra buona abitudine. Io ho scelto un pezzo dei Mötley Crüe e Home Sweet Home, quindi Casa Dolce Casa, titolo non fu mai più azzeccato. Questa è Radio Brown The Rocks, io sono Enrico. Anzi, io sono Roby, chi sono io? Ah, non lo so, un attimo. Ve lo dico dopo. Crisi di identità. Ve lo dico dopo. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, feel me in your bones. Just one more night and I'm coming on this long. Home sweet home.
ovviamente io sono Roby in compagnia di Enrico. Ieri è uscito un video montato da Marco Rock, che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine social. Marco Rock è montato, mi piace come associazione. Sì, eh? Se non dire la verità. No, è tutt'altro che montato Marco Rock, assolutamente. Infatti era un'associazione un po'... Cioè, è lui che monta le cose. Una dissociazione a delinquere. È uscito questo video in cui tutti noi speaker di Brown The Rocks facciamo inviamo un messaggio al nostro pubblico e ci presentiamo, perché ancora magari non conoscesse tutte le nostre facce. Quindi presuppone il fatto che noi abbiamo un pubblico tutto questo. Ma in teoria dovrebbe essere così, in quanto radio. Allora, e continuano a arrivare le vostre richieste, iniziano ad arrivare le vostre richieste. E quindi ragazzi c'è questo video che gira, non abbiamo finito, sono tutti gli speaker che è dicono, bello, guardatelo. È bellissimo, tolto il mio intervento, il resto è veramente sì, fantastico. Sì, tu sei stranamente molto serio. Certo, io sono l'emblema della serietà, sì, la quintessenza della serietà. Lo si vede da come si vesti, da come ti vesti. Sì. Come si vede, bravo, dammi del lei. Da come questo si veste lei? Sintomo di rispetto, che hai capito che è il migliore. Vai pure avanti. Lo sai che mi ha telefonato Enrico Angela questa mattina, voleva venire a tutti i costi. Pensavo Enrico Sunda. Negli studi, no, Enrico Sunda. Ciao Enrico, ci manchi. Ma adesso non esageriamo, ci manchi, no, è un parolone. No, infatti. Però, insomma, effettivamente si riesce, come dire, a parlare un po' di più. Allora, oggi la prima richiesta di giornata è quella di Michele, che si ricollega anche a una cosa che avevamo già deciso di fare noi, perché oggi è il compleanno di un grandissimo della musica italiana, e cioè Enrico Botti, Franco no, Battiato. No, no, Franco io sono Battiato. Più bravo in altri ambiti. Non vogliamo sapere. Battiato oggi compie ben 75 anni. Lui, siciliano, catanese, ma di Ionio, paesino, Ionia, paesino in provincia di Catania. Sì. Paesano concittadino della mamma di Michele, il nostro ascoltatore di Via Mucci, ovviamente. Via Mucci, che ormai è diventata famosissima in tutto in il globo terracco. Ne parlano anche su Marte. Tutto l'universo. Sì. E allora, noi avevamo scelto una canzone, poi ne abbiamo scelta un'altra e poi però ne mettiamo ancora un'altra, perché è quella richiesta da Michele. Canzone stupenda, Franco Battiato. E a proposito, ci saluta anche Claudio. Ciao ragazzi, sempre presente. Un saluto da Claudio a proposito di Via Mucci. Eccolo qua. Questa è la cura, Franco Battiato. Buon compleanno. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Minuti di trasmissione e noi stiamo già sclerando a segnare le richieste. Enrico c'ha il suo registro telematico armato di penna e foglio. L'abbiamo già ricordato il numero, non ce n'è bisogno perché ci stanno scrivendo. Infatti. Però io lo voglio dire, voglio dare i numeri come tutte le mattine: 349-192-7726. Scrivete e noi segniamo. Che bello questo pezzo, ti ringraziamo Michele per averlo scelto. Insomma, dovevamo ricordare il compleanno di Battiato. Mi viene da fare una battuta terribile, ma non la faccio. Il mio autocensuro. Spero non fosse su di me, perché no, anche no, non era su di te. Ah, no, perché anche a me questa canzone ricorda qualcosa. Non era relativo a quel ricordo lì. Ma un ricordo piacevole, comunque. Assolutamente devo dirlo, assolutamente sì. Allora, andiamo avanti, perché io vorrei fare in modo che le vostre richieste passino. Esatto. In maniera tale da poterle, come si dice? Esaudire. Sì. Ma quelli sono i desideri. Anche le richieste si esaudiscono. Anche le richieste sono desideri. Cioè, molte volte sì, altre volte invece no. Sono e allora è arrivato il momento della nostra amicona. Ci manchi, Annina, ci manchi. Anzi, te lo faccio dire da Botti. Ci Ciao, manchi. Annina, come stai? È tanto che non ci vediamo. Però c'è un messaggio, dice: questa volta è mia mamma Cenza che vorrebbe ascoltare una canzone, se fosse possibile. Mine Celentano. Ecco, sale, un abbraccio a tutti voi. Mia madre vi ripropone l'invito per pranzare tutti insieme appena sarà possibile. Sembravi il bugiardino delle medicine. Semplici, un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi, tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo. Sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto da motore che sento truccato, e va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Perché di te ho bisogno.
fai bene, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo, d'ore, d'ore viene, come un lago, che se piove un po' di meno lo stagno, vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. Benissimo, torniamo in diretta. Giungono messaggi copiosi al 349-192-7726 e non posso non menzionare quello di Arielis. Buongiorno amici belli, queste mattinate senza di voi non possono iniziare. Tanti baci e abbracci virtuali per voi e tutti quelli che vi ascoltano. Ma grazie Arielis. Nel frattempo ci sono veramente una girandola di messaggi incredibili, cerco di raccapezzarmi. Harry, ma che barba hai, tutti bellissimi siete, specialmente le ragazze. Cara mamma Nuzia, si riferisce al video, penso. Ah, credo che sia riferito al video. Non riesco più ad andare da mai di lunedì, che insomma è diventato il mio, nemmeno io, il mio negozio di fiducia per quanto riguarda l'acconciatura. Però, insomma, non vedo l'ora di poterci andare. Ciao Manu, la salutiamo. Una specie di selvaggio inguardabile. Buongiorno ragazzi, buona diretta. Mi mandate per favore il link per l'applicazione. Ma è molto semplice, Carlo. Vai su Google Play oppure Apple Store. Su Apple Store e cerchi Brown the Rocks. E ti salta fuori subito. Ti salta fuori l'applicazione, la scarichi, è velocissima. Salta leggera. Proprio fuori dal telefono. Sì. Nel senso che botti, esatto. Eccomi. Esatto, io salto fuori dal telefono e così non la installi più. No, scherziamo ovviamente. È molto semplice. Se hai qualche altro problema, riscriveci che ti diamo in diretta le indicazioni per farlo. Bene, io ho finito perché gli altri sono tutti messaggi di richieste che abbiamo debitamente segnato sul mio magico foglio. E soprattutto aspetta, perché adesso ti mando questa di richiesta, ascolta. Buongiorno, voglio Iseng Ciri i Caivan e vorrei dedicare Che cazzo mo fa fa degli Squallor a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento. Un abbraccio a tutte quante. È stato ma buono. Sento sta canzone, ma pare un uaglione, che amore ha preso a te. Me ne vago con sti mani in tuo casone, sento uno scuzzottone, un'amica che mi fa. Uè, guarda sto culo che passa, uè, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, innamorati che va là. Uè, guarda che chiome non passa, uè, esisto, dormiendo mi passa, manco un minuto, ma da chiudere respira. Uè, guarda si viene sta cessa, uè, chissà che storia tu sta, piagna ma chi cazzo mo fa fa. Parla, parla, che mi pare un avvocato, stasera si tornata, di mano te ne vai. Chiano chiano te si fatta femminista, e a chi ci porta chista, non si fa amore mai. Uè, guarda sto culo che passa, uè, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, sta inguaiata che va là. Uè, ma che fredente mattina, uè, canta che sento lontano, manca una canzone sotto la luna se lo fa. Uè, fosse un poco cornuto, uè, fosse un poco a dove piagna ma chi cazzo mo fa fa, piagna ma chi cazzo mo fa fa.
sta canzone non è napoletana, bucciarda come te. C'è sta gente che non mangia manco pane, ma quando sfonda luna si mettono a cantare. Oh, guarda sto culo che passa, oh, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, innamorata di là là. Oh, guarda che giove non passa, oh, esiste tu niente ma lassa, tanto non mi muto, ma da chiudere e respirare. Oh, guarda si vene sta cesso, oh, chissà che storia tu sta, chi agne ma chi cazzo mu fa fa, chi agne ma chi cazzo mu fa fa. Chiagno ma chi cazzo mu fa fa, chiagno ma chi cazzo mu fa fa. Join the club. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I can feel so far.
Con questo pezzo del boss, ovvero di Bruce Springsteen, salutiamo Davide da Loano, che non è un essenziale, ci ricorda, allora... allora cucina tutto, sì, il esatto, giorno, come ci ha fatto vedere in questi giorni. Ci ha richiesto questo brano che voleva dedicare a tutte le piccole partite IVA come la sua, che hanno paura. Grazie, mi ci metto anch'io, allora. Esatto. Sì. Recepisco, diciamo che, questa dedica. Diciamo che le partite IVA, come al solito, sembrerebbero quelle meno coinvolte nei vari decreti che che insomma vengono emanati. Insomma, ogni volta che parla qualcuno qua c'è da prendersi paura. Sempre un attimo. Ma io penso il prossimo intervento magari sarà alle 2 di notte, così magari io ho visto, molti dormono. Ho visto un meme bellissimo di Conte invecchiato con la data marzo 2040 in cui dice vi chiedo ancora un piccolo sforzo. Molto molto carino. Allora andiamo avanti con le richieste. Sì, è arrivato il momento della mia mamma, che come al solito mi richiede canzoni. Non volevo mettertela, mamma, sappilo io questa canzone, però sì, Enrico, dai il merito a Enrico che ha detto no, devi metterla. Dobbiamo prenderci la responsabilità di far passare ogni pezzo che ci viene richiesto, come anche questo qua che non conosco. Nemmeno io, oltretutto lei mi ha messo solo il titolo, io spero che sia quella giusta. Speriamo. Questo è Francesco Gabbani, che cos'è? Ha vinto il Festival di Sanremo qualche anno fa. Sì, con la scimmia balla, la scimmia pensa, quella roba lì. Poi evidentemente è andato avanti con una carriera. Immeritata carriera e ha scritto qualcos'altro, giusto? Beh, probabilmente sì. E allora ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Viceversa, Francesco Gabbani. Tu non lo dici, io non lo vedo. L'amore cieco, siamo noi di sbieco. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up, un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplici pure complessi. Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime e sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni. Solitudini e condivisioni. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Detto questo, cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro alla lunanza è tutto l'universo chiuso in una stanza. E l'abbondanza dentro la mancanza. Basta, è l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
sei tu che mi fai stare bene quando io sto male di sa. Praticamente un Ramazzotti de noi altri, scrive Marco Rocca. Esatto. E in effetti sì, un pochettino Gabbani lo ricorda. Deve però ancora un po' migliorare con la nasalità della voce, sì, se, sì, per sì, essere sì, Eros. Sì. Allora, devo leggere un messaggio bellissimo del biondo. Ciao gente, e giù, quindi dovrebbe essere la richiesta che poi mettiamo più avanti, perché abbiamo già messo il, la coppia che no, ci richiede... No, no, secondo me dice è giù di... Ah, ok. Ah, ecco, pensavo che fosse un, il titolo di un brano. L'hai letto bene, perché c'è un gioco di parole. Sì, ecco, messaggio. Ma io non so. Attenzione. Se di Mina e ce l'hai in mano, quindi non so se, voleva, se è un errore del correttore del credo telefono. Credo di sì, il T9. Oppure ce l'hai in mano, insomma, l'artista che vorrebbe ascoltare il biondo. Ciao biondo, ciao biondo. Allora, andiamo con un altro brano che ci ha richiesto Giuseppe, che è degli Aprè la Classe. Sì, e io mi collego anche a una richiesta che è arrivata da Claudio e che dice di scegliere un bel pezzo reggae a nostra scelta, e quindi gli mettiamo questo, ma poi il reggae non mancherà anche no, dopo. Non manca mai. Non manca mai su Radio Brown the Rocks. E allora andiamoci ad ascoltare questo rifacimento. Ricominciamo, l'originale era di Pappalardo. Sì, 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 di Pappalardo. Vero, è la sua. E invece in questa prima, versione... Prima di litigare col Mutanda, scrive. La versione degli Aprè la Classe, ricominciamo. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti ti amo. Ricominciamo, ti amo. Ricominciamo, ti amo. Ricominciamo. So dove passi le notti, è un tuo diritto. Io guardo e sto zitto, ma penso di tutto. Mi sveglio distrutto, però io ci provo. Ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro. Entriamo sul sax. Facciamo una piccola parentesi. Ieri i dati relativi al contagio in Italia hanno subito una lieve diminuzione, quindi stiamo sperando che ci sia un'inversione di tendenza. A questo proposito, noi facciamo insomma una trasmissione di intrattenimento, ma la trasmissione di informazione è questa sera alle ore 17, come tutti i giorni, con Checco e forse Marco. Sì, assolutamente con sì. Con Checco e Marco ci sarà lo spazio di approfondimento con la consueta intervista a Gianni Fogliato, sindaco di Bra. Sì, e ricordiamo che nella giornata di ieri i casi positivi in quel di Bra sono saliti a 10 e quindi non si è verificato fortunatamente quel famoso effetto raddoppio dei contagi che sta avvenendo un pochettino in altre zone d'Italia. Quindi questo ci fa ben sperare e ci fa capire quanto
quanto i braidesi siano comunque una comunità attenta alle indicazioni che arrivano. Io devo dire che anche questa mattina, mentre venivo qui in radio, ho visto solo un po' di gente davanti al supermercato, perché ovviamente, essendo stato chiuso ieri, molta gente ha aspettato il lunedì mattina per fare la spesa, e idem qui di fianco dalla panetteria, qui di fianco. Però tutto sommato, tutti con le mascherine, tutti a distanza, e cerchiamo di rispettare queste decisioni ancora per un po', e più lo facciamo e prima ne usciremo e prima torneremo ad abbracciarci, e soprattutto prima tornerete a non ascoltarci più, e così le nostre voci torneranno a essere ascoltate da 2-3 persone, cioè dai nostri parenti e amici, e basta. Allora, ci scrive... e anche le richieste saranno meno e non dovremo impazzire. A proposito di spesa, ci scrive Veronica che ha la Fidelity Card con Brown the Rocks. Buon lunedì, ragazzi, come state? Noi stiamo molto bene, e tu come stai? Magari ce lo scrivi. Potrei ascoltare questa canzone che adesso ti mettiamo? Sì, allora il brano è un brano stupendo dei Subways, molto meglio di me. Sì, è un brano molto bello. Veronica, abbiamo gusti molto molto simili, io te l'ho sempre detto. Loro sono i Subways. Abbiamo il baccaglio in diretta. No, assolutamente no, quello l'ho già fatto con lei. Rock and Roll Queen, The Subways. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Sarebbe sempre piaciuto suonare in una band in cui finisci una canzone. Io adesso avendoti sentito no, invece. Allora ci scrive Carlo: spero che finisca presto, non vedo l'ora di far festa per le vie di Bra in compagnia della vostra bella compagnia e musica di fronte a un bellissimo aperitivo, e naturalmente anche noi non vediamo l'ora. Vabbè, l'aperitivo lo puoi anche fare stando a casa, basta che ti fai portare a casa dal caffè Boglione e da Stabrau una bottiglia di vino o una bottiglia una di birra Stabrau, volendo, sì. Ci sono tantissimi, un vermouth, uno champagnino se, sei abituato bene, ovviamente. Esatto, quindi dalle 17 alle 20 il Boglione fa questo tipo di servizio, ma non solo il Boglione. Se andate sull'app Tutaca,
avete una serie di esercizi commerciali che in questo momento non possono più operare, ma che fanno il delivery, quindi vi possono portare a casa diverse cose. Quindi potete consultare lì l'elenco, che tutta è sempre in aggiornamento. Insomma, si stanno muovendo in tanti per questo delivery, che in questo momento è quanto mai utile. Insomma, è una cosa che assolutamente ci fa sentire anche meno distanti dalla realtà, no? E meno soli. Ma cosa, l'alcol o l'app? Entrambe le cose. Ah, okay. Entrambe le cose. Allora, noi andiamo avanti perché abbiamo una richiesta dopo l'altra. Vado a recuperare il messaggio che mi è arrivato per questo pezzo. Allora, ciao ragazzi, stamattina sono un po' autocelebrativa. Un saluto a tutta Bra, in cui ci sono un sacco di belle persone e anche artisti. Verissimo. Richiedo Pensiero Stupendo, ma nella versione dei Man Bassa, che chi ha fatto il liceo negli anni 90 si ricorderà bene. Confermo. Anni 90 mi viene in mente solo una cosa quando sento anni 90. Anni 90, very no, nice. No, mi viene in mente un nostro programma e soprattutto un nostro conduttore. Ciao. Ecco, è qui che ti volevo. Annunciala con quella voce lì. Allora dai, hai 16 secondi, vai. Allora andiamo a sentirci, vai Manu, Man Bassa, Pensiero Stupendo, un bellissimo pezzo degli anni 90, qui da Radio Bra on the Rocks, Man Bassa, Marco Ceo, Pensiero Stupendo, ciao! E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, non so, che lei. Le sue.
È bella, bellissimo rifacimento questo dei Mambassa. Salutiamo tutti i componenti dei Mambassa con a capo Stefano. Stefano Sato, che è diventato un autore eccelso, di uno sceneggiatore autore di serie TV. È sua la serie 1992, 1993, 1994, insieme ad altri due autori. Andiamo avanti, Enrico, andiamo avanti con le richieste. Esatto. Perché è arrivato il momento di... È arrivato il momento di Tiziana. Tiziana, se non erro, confermami. Sì, affezionata ormai nuova ascoltatrice, anche lei. Sì, in realtà ci ha specificato ieri che non è una nuova ascoltatrice, ma è da poco che ha iniziato a scriverci, però ci ascoltava. Ah, già prima, ecco, ok. Ha preso coraggio. Siamo contenti che stai iniziando a scriverci e a richiederci veramente un gran pezzo. Eh sì. Ciao bella gente, mentre cerco di far svolgere i compiti delle mie bambine, mi fareste ascoltare Fortnite Song dei Creedence Clearwater Revival, che è anche presente nella colonna sonora di Good Morning Vietnam. Io non l'ho lanciata perché sapevo benissimo che tu avresti parlato di loro. Il nostro programma fa un po' il verso a questo grande film, quando Robin Williams faceva quella famosa scena in cui Good Morning Vietnam, proprio così. Ma noi abbiamo Marco Rocche, quindi esatto, non ce ne frega niente. Andiamo a sentirci questo pezzo, e mi raccomando, se qualcun altro vuole fare delle richieste lo può fare a questo numero qua, 349-192-7726. Mandateci vocali se vi va, richieste e anche dediche se volete, insomma, perché sennò siamo obbligati a farvele noi, esatto, le dediche. È meglio se le, è meglio se le fate voi. Radio Brown the Rose, questi sono i Creedence Clearwater Revival. Some folks are born made to wave the flag, ooh, they're red, white and blue. And when the band plays Hail to the Chief, ooh, they point the cannon at you. Now, it ain't me, it ain't me, I ain't no Senator Sansa. It ain't me, it ain't me, I ain't no Fortune and Bronco. Some folks are born silver spoon in hand, y'all don't they help themselves, y'all. But when the tax man comes to the door, y'all the house look like a rum and sale. It ain't me, it ain't me, I ain't no millionaire son. It ain't me, I ain't no fortunate one, y'all. Ok, torniamo in diretta. Allora, andiamo avanti con le richieste. Adesso andiamo a passare uno dei miei artisti preferiti in assoluto. Buongiorno gente, vorrei dedicare e ringraziare le persone che hanno risposto ad un mio post in modo gentile e onesto. Le persone gentili esistono, come scritto in maiuscolo. Non smettiamo mai di crederci. Ti dedico tutto, di Biagio Antonacci. Questa è una richiesta di Simo. Ti dedico tutto a chi? Ecco, A chi dedichi tutto? Né a me né a te. Io penso che appunto sia dedicato Alle persone oneste, esatto, e gentili. Dai, io e te lo siamo. Ma parla per te, scusami. Cioè, non mi mettere in mezzo a certe valutazioni. Insomma, non voglio essere accomunato a queste cose. Dici qualcosa in più su questo artista di onesto che e gentile. Di onesto e gentile, su questo artista che ti piace così tanto. Ma innanzitutto lui veniva definito un po' lo Sting italiano, addirittura. Lo Stinco? Sì, non so perché, quando invece forse Neck è quello che si può considerare, sì, esatto, un po' più anche come voce. Mi ricordo che tutte le mamme delle mie ex adoravano Biagio Antonacci. Sì, perché ce n'è un sacco che lo adoravano. Sì, io ogni volta che, non so, andavo in macchina di una delle mie ex che aveva la macchina della mamma, c'era sempre un CD di Biagio Antonacci. Ah, non pensavo ci fosse Biagio Antonacci che guidava. No, c'è sempre un CD di Biagio Antonacci. Che dire?
Preferisco ascoltare altro tipo di musica, ma questo non c'entra niente. Il pezzo sarà sicuramente molto bello ed è bella la dedica che vuole fare Simo. Quindi andiamo ad ascoltarci, ti dedico tutto del mitico Biagione Antonacci. Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi sono me stesso e ti dedico tutto. Ho sentito profumi che portano nausea, ho cercato calore da chi non ne aveva, ho pregato la notte col sole finivo. Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono il sogno. È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto. Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta ha una fine. Ma diverso è sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore. E viviamo pensando, scriviamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni. Ci sarà prima o poi la sentenza o il giudizio. È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto. Se mi vieni a cercare mi sento più fiero, se mi metto a studiare mi sento in vantaggio. Quanta pena negli occhi chi non prova questo, sono stato davvero baciato da un dio. È per questo che vivo con molta paura, tutto questo potrebbe di colpo finire. Ma poi penso ogni cosa ha una fine sicura, quindi non me la meno e ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste a quei corpi noiosi da spirito e luce. Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, mi si spengono gli occhi, mi cerco nel sonno. Io ci credo davvero, non sei solo sesso, sei conquista e traguardo, involucro vero. Dove vengo a nascondermi quando mi pento? È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto. Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta ha una fine. Ma diverso è sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore. E viviamo pensando e scriviamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni. Ci sarà prima o poi la sentenza o il giudizio. È per questo che adesso ti dedico tutto. La tempesta ha una fine, ma diverso è sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore. E viviamo pensando, ascoltiamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni. Ci sarà prima o poi la sentenza o il giudizio. È per questo che adesso ti dedico tutto. Grazie, grazie Simo. C'era Enrico con le cuffie e gli occhi chiusi che cantava a squarciagola, emozionatissimo. Emozionatissimo e lacrime agli occhi. Sì, però quelle sono le cipolle. Sta tagliando le cipolle per il soffritto che vado a fare oggi a mezzogiorno. Beato te, beato te. Allora adesso è il momento di un'altra richiesta che arriva da Manu di Asti. Manu di Asti è proprio il suo cognome, eh? Manu di Emanuela di Asti si chiama. Sì, proprio. Sì, tutto attaccato. Si chiama proprio così, esatto. E ha mandato un messaggio proprio in concomitanza con la sua richiesta. Quindi l'hai fatto proprio in maniera perfetta e a pennello. Perché dice: un mio collega e compagno di disavventure sta ascoltando Radio Brown the Rocks. Grazie. E quindi è un nuovo ascoltatore. Grazie. Ciao Fabri, dice di salutarlo. Noi lo stiamo facendo, lo salutiamo. Ciao Fabri, com'è? Un po' che non ci si sente, eh? Ciao, e allora, grande. Conoscendo anche un pochettino conoscendoti Manu, hai scelto una canzone, io la voglio dedicare a te, perché voi siete un pochettino come questi personaggi qua dei cartoni animati con i superpoteri. Inossidabili. Le con circuiti di mille valvole tra le stelle.
è che mi devi fregare così. Non è che ti frego, mancano 10 secondi. Ma no, ma non, se, non ma posso aspettare. 10 secondi non è uno. Tu mi dici entriamo, vabbè, dai. Non dire, no, però, non confessare queste cose ai nostri ascoltatori. Che io ti dico entriamo. Invece, dai, sì, io lo dico. Facciamolo sapere. Lo dico perché non ho paura di dire la verità. E non sarai tu a censurarmi. Enrico, abbiamo scatenato l'inferno. Perché dopo sì. UFO Robot iniziano a richiederci Dolce Remy. Bellissima Dolce Mio Remy. Checco sta richiedendo Goldrake di Alessio Caraturo. E quindi siamo spacciati. Siamo adesso spacciati. Vediamo. Grazie Manu per questa brillante idea. Grazie che hai Manu. Avuto. Io vorrei mettere anche Pollon a questo punto. Più tardi, magari, o anche Ollie e Benji. Vediamo, vediamo un attimo. Vabbè, allora posso fare anch'io poi la richiesta. Mi spaventa un po'. Però intanto voglio fare una dedica io. Adesso non so se sia all'ascolto, ma credo di sì. Anche se probabilmente starà dormendo. Ne parlavi tu prima riguardo la tua barba lunga lunga, sì. E io e i miei capelli che iniziano a crescere. Allora io voglio dedicare questa canzone alla nostra parrucchiera di fiducia mitica Manuela di Mai di Lunedì, a sua sorella Laura ovviamente anche, ma a tutte le parrucchiere che in questi giorni sicuramente staranno tagliando i capelli al vuoto, no? Per tenersi allenate. Com'è che si dice in Piemonte? Mi ha sempre fatto ridere, a pennoira. E allora per tutte voi, ma soprattutto per Manu, questo splendido brano dei Phoenix, If I Ever Feel Better. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Time.
on the rocks. Join the club. Tesoro, ti ricordi che stasera siamo invitati alla festa sul Panfilo del Moroni? Non possiamo andarci conciati così. Ok amore, ma tu ti devi rifare il trucco ed io barba e capelli. Io non so dove possiamo andare. Dal martedì al sabato, ma mai di lunedì, che tu sia uomo o donna, per il tuo taglio di capelli e non solo, corri da Mai di Lunedì, in corso 4 novembre 2 a Bra. Acconciature e make-up per matrimoni, cresime, cerimonie, battesimi, riunioni di lavoro, appuntamenti amorosi, incontri segreti, serate. Ciao Eddie, come stai? Guarda Marco, sono sempre stanco e poi ho sempre lo stomaco sottosopra, devo curarmi. Ma Eddie, alle volte dipende solo da cosa mangi e dal tuo stile di vita. E quindi, che dovrei fare? Te lo dico io. Alla farmacia del dottor Barosi troverai uno staff specializzato in nutrizione, omeopatia e fitoterapia che ti aiuterà a riguadagnare il tuo stato di forma. Perché il più delle volte, amico mio, il farmaco più potente non risiede nei lunghi cassettoni delle farmacie, ma nei nostri piatti e nei nostri muscoli. Ah, grazie! Uno staff a tua disposizione specializzato in medicina omeopatica e nutrizione. La farmacia del dottor Barosi è in Borgo San Martino 6, sulla statale che collega Bra ad Alba. Brown the rocks, join the club. Relative alle sigle di cartoni animati, non possiamo proprio mettervele tutte. Vediamo cosa riusciamo però a fare. Però sono usciti Goldrake, Dolce Remy, Naruto e via dicendo. Insomma, ce ne sono veramente. Dobbiamo tantissime. Sempre fare quella famosa puntata sui cartoni animati. La facciamo, facciamo uno speciale. Facciamo uno speciale dedicato solo e unicamente alle sigle dei la cartoni animati. La mia preferita animati. Era Galaxy. Un rifacimento della canzone Fantasy
bellissima, di Galaxy 99 Express. È un cartone bellissimo. Cartone bellissimo, stranissimo. Sì, era un po' sul, diciamo, sulla falsa riga di, come si chiama, Capitan Harlock, esatto. E Esmeralda, che era poi la sua, diciamo, coprotagonista femminile, che andavano nello spazio con queste navi. Questo treno bellissime. Volante. Esatto, l'uomo tigre. Arriva la richiesta di Marco. Ce ne sono vediamo. Io direi, le raccogliamo tutte e poi facciamo uno speciale cartoni animati. Anzi, esatto. Fateci sapere se questa idea vi aggrada al 349-192-7726. Speciale cartoni animati, potrebbe essere una bella idea. Allora andiamo avanti, perché ci aveva chiesto Claudio qualche minuto fa, diversi minuti fa, un brano reggae. Allora noi abbiamo deciso di mettere questo brano che passiamo adesso. Sì, e io te lo dedico, Claudio, te lo dedico col cuore. Sì, lo dedichiamo tuttavia a Mucci questo. Assolutamente sì, apprezzano. Allora, anche al THC, il fan club. Soprattutto al THC fan club. Questo era un pezzo di Peter Tosh, che è stato uno dei fondatori dei Wailers, insieme a Bunny Wailer e Bob Marley, e questa è Legalize It. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise. That's the best thing you can do. Love it.
Vi è gustato questo regghino? Direi di sì, perché grazie ragazzi, un abbraccio e grazie. Ci scrive Claudio e poi Angelo ci fa il simbolo insomma della vittoria, quindi ha gradito. E allora il prossimo è successa una roba un po' particolare. Innanzitutto Manu si è resa conto di aver creato scompiglio con i cartoni animati. Esatto, quindi se la cosa va avanti sappi che verrai coinvolta in qualche modo per co-condurre con noi in qualche maniera questo speciale cartoni animati, se riusciamo a farlo. Infatti sì, ci piace l'idea di uno speciale cartoni animati. Con i miei amici ogni tanto partono i revival sui cartoni, perché non importa quanti anni hai e che mestiere fai, se parte una sigla di un cartone animato quando eri piccolo tu la devi cantare. Condivido. E dice Marco: come l'uomo tigre non ce n'è, lui amante del funky come sottoscritto ovviamente. Era una bella sigla quella, sì. Era me lo vedo figa. Marco con la maschera dell'uomo tigre in effetti, sì, a dorso nudo anche io, esatto. Che fa insomma di un sol boccone tutti gli avversari. Allora, la prossima richiesta che abbiamo era per Fac, che nel frattempo c'è scritto. Si è svegliato perché Alice. Esatto, ci ha scritto e ci ha fatto un'altra richiesta e ci saluta. Ciao, un abbraccio a tutti, ti abbracciamo anche noi, Fac. Però questo brano era per te da Alice perché non ti stavi svegliando. Esatto. E quindi ti voleva far svegliare con questo pezzo qua, che è Dillinger Walls of Fire. E rimaniamo in ambito reggae. Assolutamente sì. My name is Ball of Fire. And I've got crab in my underpants. And it keep me dancing. Benissimo, torniamo in diretta. 349-192-7726. Sono le 11:20. Sono volati questi minuti insieme. Stiamo insomma giungendo all'ultima parte della trasmissione. 100 minuti, ma abbiamo un sacco di richieste ancora da far passare. Come questa che ci arriva da un'altra Alice. Quindi da Alice passiamo a Alice. Alici, esatto. Sono 80 i minuti comunque. Non lo so, allora non mi devi rompere le palle con la matematica. Io ho detto sono passati un po' di minuti. Se vuoi polemizzare c'è Checco Matera. No, ma polemizzavo con me stesso. Esatto, facciamo fatta Checco così potete scornarvi sulle pizze. Due equazioni, quelle cose lì. Allora, ciao ragazzi, sono Alice, come state? Bene. Grazie. Tu stai bene, Roby? Io sì. Stai sì, bene, perfetto. Buon inizio settimana e vi chiederei se fosse possibile mettere la canzone Roman Sky degli Avenged Sevenfold. E ce l'abbiamo.
Per allegrare questo triste periodo di quarantena e per me e tanti altri studenti disperati, sessione d'esame. Non vedo l'ora di tornare a lavorare e scambiare finalmente due parole con tutti voi. Buona giornata e grazie per la compagnia. Ah, ma è Alice, Alice. Ciao Alice, sì. Adesso ho capito. E quindi salutiamo anche tutti i ragazzi del Caffè Boglione. Insomma, adesso nominarli tutti sarebbe... Vabbè, non abbiamo i secondi Andrea, necessari. Andrea, Fabrizio, Luigi, Enrico, Mimmo... Christian, Ale, ovviamente, chi altri? Vabbè, sentiamoci questo brano. As the embers rose through the Roman sky, tell me, will you come when they took your life? Just before you go, tell us how the endings roll. When is evermore, as you walk beyond that door, shine forever true. Come buona abitudine interrompiamo la solo di chitarra anche agli Avenged Sevenfold. Come norma, direi. Non come, come buona norma, abitudine. Sì, non come, come, regola. Come regola. Allora, questo pezzo che arriva tra un po' è stato chiesto da Checco, che salutiamo. E quando dico Checco mi viene solo in mente ore 17, hashtag io resto a casa, speciale la voce del sindaco. Quindi non vi perdete l'appuntamento informativo di Radio Brown The Rocks, che fa il punto sulla situazione del nostro comune per quanto riguarda questa emergenza, con la consueta telefonata a Gianni Fogliato. Che come di consueto, ci aggiornerà sui casi positivi. Sì. Solitamente lo fa proprio in apertura
di telefonata come prima notizia. Esatto, come prima cosa, giustamente ci aggiorna su quello che è il dato puramente numerico, e poi giustamente ci sono varie considerazioni su tutto quello che ruota intorno all'emergenza per quanto riguarda la nostra città. Allora, il prossimo pezzo, ripeto, è una richiesta di Checco che saluto, ed è un featuring. Brano bellissimo. Sì, un brano bellissimo di Tiziano Ferro, per il quale il nostro Checco ha ammesso di avere una predilezione, chiedo scusa. Predilezione. E con... la smetti, rompermi i coglioni. Con Carmen Consoli, questo è Il Conforto, ecco voi. Se questa città non dorme, ora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza. Modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha che fare con me. Se questa città confonde, allora siete in due. Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha che fare con me. Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio, quel conforto che ho a che fare con te. Quel conforto che ha che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe mani ci vuole coraggio e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore. E avevi ragione tu, caro Roby, si dice predilezione. Prostrati. No, adesso faccio una pratica giapponese di autoflagellamento, che è autoflagellazione, che è Bocci-san. Praticamente consiste in prendere un legnetto e batterselo sui testicoli, no, in maniera piuttosto vigorosa. Tipo, come si chiamava il personaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo, Pancrazi? Come ti ricordi, no, che andava in giro battendosi la bottiglia? Esatto, no, però...
No, invece questo è un legnetto di, insomma, di un legno piuttosto duro, ebano, possibilmente, perché io botti c'ha in Giappone, è fatto così. E allora, anche si può fare anche doppio con due, e appunto, sì, anche in maniera ritmica. A modo di batteria. Si batte sui testicoli, però ha fatto un errore grammaticale. So, questo... non è male questa soluzione. Esatto, esatto. Potrebbe essere. Vado, allora, ti lascio conduzione, vai, vado ad autopunirmi. Vai pure, perché io, allora, a me, solitamente, a me piace ricordare... Era Tafazzi, Michele, giusto, bravo Michele. Tafazzi arrivano, so, arrivano ma tutti che lo tutti sanno, che vedi, vedi, solo tu non te lo ricordavi. No, no, mi ricordavo di Tafazzi. Allora, io solitamente a me piace fare l'accadde oggi, no? Quello che è successo negli anni passati, nella data odierna. E a parte qualche fatto storico di poca importanza, come ad esempio 87 anni fa il Parlamento tedesco consegnava il paese a un certo Adolf Hitler con un decreto che gli conferiva pieni poteri al Quindi governo stai, nazista stai, senza stai limiti. Stai parlando del PC prima coronavirus, insomma. Sì, esatto. DC sì, dopo coronavirus. PC prima coronavirus, DC dopo coronavirus. Ah, ok, bravo. No, allora AC. DC è uguale, come anticristo. Vabbè, no, dicevamo, 87 anni fa succedeva questa cosa, una bazzeccola. Quello che mi ha colpito invece è che 33 anni fa, per la prima volta usciva Beautiful. Annaggia. E a distanza di 33 anni c'è ancora. È sì, no, però aspetta, io ho sentito che hanno sospeso le riprese per il coronavirus. Sì, come di tantissime altre produzioni. E Brooke è andata fuori di testa, non so proprio cosa fa. Dopo 33 anni, cosa faccio? Si è trovata. Cioè, sì, sì, non so, non sono neanche capace a cucinare. Cioè, no, no, lei a oltre lavare quello, i piatti. Cioè, non penso che abbia una vita oltre ad essere no. Brooke, quella esatto. Donna, quella bella donna. A proposito di cucinare, ci uniamo insieme, io e te, Enrico, se tu sei d'accordo, ma credo di sì, nell'insultare il nostro collega Marco Rock, che ci manda il suo menù di oggi, e cioè risotto, bacon, asparagi con soffitto di scalogno. Marco, quindi... niente, oggi è così, Roby, è un correttore automatico. Buono il soffitto di scalogno, sì. Comunque, non lo conoscevo. Andiamo avanti con le dediche, perché è arrivato il momento di una delle nostre ascoltatrici più affezionate, e cioè Arelis, e quindi dopo Biagio Antonacci, Gabbani, ci dobbiamo succare. Tiziano Ferro, adesso è arrivato il momento di quel grandissimo uomo che è Gianluca Grignani con sì, La mia storia sobrio tra Grignani, le dita. Sì. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile. Ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro uguale. No, non credo io. Abbassi gli occhi e dici, noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti? Io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. Al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho
fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. Cars and races.
don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Profumine, che avete cucinato buono, cipulpette di merda? Questo lo dedichiamo a Marco. Allora c'era la canzone che è appena passata, una richiesta di FAQ che abbiamo messo, Nina Simone. Allora io voglio dire una cosa, perché questo coronavirus alla fine non fa proprio male a tutti. Sai perché, Robby? Nel 2019, precisamente a novembre, un fondo... USA, statunitense di aspetta che voglio essere chiaro, un fondo di investimento Bridgewater, che è uno dei fondi di investimento più più famosi del mondo, aveva scommesso su un crollo dei mercati entro il marzo 2020 e ben $1.5 miliardi. Quindi insomma questo fondo di investimento trarrà un beneficio incredibile da questa tragedia. È una cosa, insomma, un caso incredibile, direi veramente pazzesco. Enrico, ci stanno sgridando. Ah sì, grazie della notizia. Ci sta sgridando Arelis perché dice: si sente che non c'è Marco questa mattina perché non abbiamo salutato sua sorella insieme alla dedica della canzone. Allora di, lo facciamo di Grignani, subito. Lo facciamo subito. Quindi un saluto ad Aleida, sorella di Arelis, alla quale lei ha dedicato la canzone di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. Esatto. Ecco fatto. Però attenzione, perché c'è un'altra chicca. Vai. C'è un'altra chicca perché ci scrive Danilo Lusso, nostro giornalista di fiducia di Radio Brown the Rocks, e ci manda un vocale da far ascoltare, che gli è arrivato personalmente da un suo collega giornalista lombardo, oggi in farmacia ad aiutare la famiglia data l'emergenza, che dice ciò, sentite. Oh, comunque un po' devo dirtelo, figa, lo sportivo di lusso è veramente il nome del programma più bello di sempre. Figa, perché non ce l'ho un cognome così io? Porca puttana! Abbiamo mandato tutto, senza censurare, anche con il classico intercalare. Vabbè, figa lo sportivo, di lusso è uno di quei programmi che manca di più all'intera popolazione mondiale, e di conseguenza noi ci auguriamo che il mitico Danilo, che saluto, ciao Danilo, possa quanto prima tornare in questi studi e aggiornarci sullo sport, che ha preso forse una delle mazzate più pesanti. Eh sì. In assoluto, perché adesso gli europei, allora europei rinviati di un anno, le olimpiadi sono lì a rischio in teoria, dal Giappone, dal Giappone dicono che si faranno però vedremo come campionati procedere. Fermi, NBA ferma, insomma è tutto bloccato, rimandato, tutto bloccato. E anche a coloro a cui magari non piace il calcio, non piace un altro sport, questa è una sconfitta per tutto quel che riguarda l'ambito sportivo. Perché comunque a me personalmente manca lo sport in questo periodo, e penso a tutti noi. Intanto continuano ad arrivare altri messaggi. Danilo ringrazia per aver mandato il vocale e ci saluta. La mia mamma mi manda una foto del sugo con le polpette, grazie anche a te. Speriamo che non siano le polpette esatto. Menzionate prima da Battantuono. Esatto. In che film era? Eccezionale veramente? Non me lo ricordo più, però mi ricordo la scena. Che buon profumino. Quello la ricordo film di Battantuono. Sono tutti da guardare assolutamente se non sapete cosa fare in questo periodo. Devils, Say I. Well, the devil got my number, and the devil got my size, and the devil got my head, and the devil got my eyes. I'm trying hard to get up, let's see, make it to my heart, cause I wanna make it back from the dark, dark, dark. To be, it was just my house.
house than it used to be. It was just my tongue, but the devil's got all like the teeth of a shark. And I wanna make it back from the dark, dark, dark. Oh, woe is me indeed. 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 Oh, woe. See, the devil got my address. See, the devil got my car. The devil ain't no novice and the devil ain't no liar. I'ma trying hard to get up, but he made it to my heart. So I cannot make it back from the dark, dark, dark. E anche qui interrompiamo l'assolo di chitarra e intanto ci arriva il messaggio di, del preparatissimo Michele, sempre da Via Mucci, che dice il film era I Fichissimi. I Fichissimi, forse c'era anche Jerry Calà e Massimo Boldi in quel film. Probabile, non vorrei dire una stupidaggine, ma Jerry Calà forse sì. Ci manca il cinema, quello anni 70-80 italiano, anche 90. Ma Massimo Boldi quella... non c'era, c'era solo Jerry Calà. C'era Jerry Calà, però era molto giovane. Sì, che avrebbe dovuto essere... quello che stava con la sorella di Abatantuono. Non è che era il solito Mauro Di Francesco, che a me piace sempre un sacco. Mi ha sempre fatto molto ridere, soprattutto in Attila. Perché Mauro Di Francesco ha sempre fatto i film con Abatantuono, per quello mi è venuto questo dubbio. Allora, Angelo, ci sei mancato questa mattina, perché comunque hai scritto e adesso se riesco ti metto anche la canzone che hai richiesto. Però sì, ci sei mancato, però stai lavorando ovviamente, ti aspettiamo di nuovo domani mattina. Aspetta che mi arriva, scusa, è una precisazione che non sapevo, se posso dirla. Il fondo Bridgewater ha però 150 miliardi di assets investiti in Europa, l'opzione sul crollo gli ha consentito di non perdere. Ecco, io non sapevo tutto quello che sono queste mosse di mercato, ma avevo letto questa notizia curiosa e volevo dare la rubrica dell'economia a cura di Enrico Botto. A cura di uno che di economia non capisce, è una beata e non posso dire il nome, ma l'avete sicuramente intuito. Mi conferma Marco Rock che c'era anche Mauro Di Francesco. C'era anche Mauro Di Francesco. Ma c'è Sam nei film di Abatantuono, lui. E c'era anche Jerry Calà. Probabilmente sì, adesso andremo magari anche a controllare. E lo facciamo mentre ci andiamo ad ascoltare una canzone di un gruppo tutto al femminile, quelle che cantavano Walking Like an Egyptian, il loro brano più famoso, californiane se non erro, loro sono The Bangles e questa è Manic Monday, Radio Brown the Rocks. Your bed was already made.
Benissimo, ultimi 10 minuti di questa trasmissione che è Good Morning Bra di Radio Brown The Rocks, ve lo ricordiamo, in questo periodo va in onda tutte le mattine, compresi sabato e domenica, dalle 10 a mezzogiorno. Le conduzioni saranno variabili, quindi non ci sarà la coppia fissa, ma gireremo un po' tutti, quindi ogni giorno una, se così si può chiamare, sorpresa per quanto riguarda la conduzione. Anche perché dobbiamo adeguarci a quello che è il nuovo provvedimento. Bravo, e quindi Roby. Non più di due persone all'interno degli spazi pubblici. Noi non siamo uno spazio pubblico in questo momento, abbiamo anche le serrande proprio tirate giù a mo' di chiusura, ma riteniamo opportuno comportarci alla stessa maniera. Dobbiamo farlo. Ricordiamo che costantemente igienizziamo i nostri microfoni, le nostre cuffie, ci facciamo la pulizia mani, viso, orecchie e non vi dico ci cos'altro. Togliamo anche i punti neri. Esatto, non a vicenda perché da un metro non si riesce. Ognuno i suoi. Esatto. Allora, ultima richiesta di giornata, e ci colleghiamo anche al discorso dei cartoni animati, perché questo brano richiesto da Angelo, ho voluto metterglielo perché stamattina ci è mancato perché sta lavorando, ci ha ascoltati ma non ha avuto possibilità di scriverci come fa copiosamente durante le nostre puntate di Good Morning Bra. E allora questo pezzo, dicevo, arriva da un cartone animato moderno, un manga giapponese che è Naruto. È una canzone ska, loro sono gli Oreska Band, e il titolo è un titolo italianissimo che arriva dalla letteratura italiana. Tutta per te, Angelo, questa è Pinocchio. I giapponesi sono capaci anche a fare lo ska. Vabbè, i giapponesi sono bravissimi a fare un sacco di cose che però hanno importato da altri. Finale di puntata dedicato al Giappone, perché prima abbiamo parlato delle Olimpiadi di Tokyo, adesso abbiamo messo questo brano degli Oreska Band e abbiamo parlato anche del Botki-san. Esatto, abbiamo parlato del Botki-san e dopo abbiamo come ultimo brano un brano degli Alphaville che nel titolo ha anche il Giappone. Ma prima ti devo leggere il messaggio che è arrivato dal nostro collega Ricky Moroni, che saluto, che mi manchi. Serve, c'è. Che quando serve, cioè mi manchi, Ricky, un po' che non ti vedo. Anche io. Però mannaggia. Mi sembra da calendario che dobbiamo fare una puntata insieme io e te. Invece con me no. Stai tuned. Allora, Ricky ci saluta, ci ringrazia per questa bella mattinata che abbiamo regalato. Noi ci auguriamo di averlo fatto. E poi chiude con due slogan. Il primo è il nostro, il secondo dobbiamo farlo nostro. Il primo è Join the Club e il secondo è Fuck the Virus. Esatto. Mi piace questo slogan. Potremmo crearci un
hashtag, direi, visto che va tanto di moda. Enrico, siamo in chiusura. Siamo Io direi di ascoltarci ancora una canzone, così quando rientriamo, intanto ti scrive che Ricky scrive che gli manchi anche sì, tu. Sì, sì, lo sto leggendo in questo istante. Grazie Ricky, grazie. Grazie per la menzogna che hai appena scritto. Sto scherzando, ovviamente. Quindi, ultimo brano di giornata, rimanete sintonizzati perché così dopo vi ricordiamo ancora gli appuntamenti con Radio Brown the Rocks di questi giorni. Come dicevo prima, finale di puntata dedicato al Giappone, un brano che arriva dritto dritto dagli anni 80, non so dirvi di preciso l'anno preciso, loro sono gli Alphaville e questa è Big in Japan. Siamo giunti al termine di questa trasmissione che ormai è diventata la vostra trasmissione. Esatto. Perché su 25 canzoni che abbiamo messo ne abbiamo scelte 3 noi. Esatto. Le altre sono state tutte opera vostra. Che, una selezione vostra. Che vale anche come giustificazione se la musica non vi è piaciuta. Esatto, ovviamente. Allora, ricordiamo un attimino gli appuntamenti, come al solito, di giornata. Noi, innanzitutto, io mi scuso per gli errori grammaticali, matematici, economici, no, miei e di Botti, ma dovete anche un po' comprendere che siamo stanchi anche noi, perché comunque sembra facile venire a fare la diretta di 2 ore, no, nonché lo speciale. Essere dei deficienti è difficile, ecco, questo l'ho sempre detto. Lo sai che adesso lo faccio anch'io il mantra? Sì? Sì, lo faccio al mattino per Good Morning Bra e lo faccio prima delle 5 per dire, cambia la modalità e sono serio, sono una persona seria. Quello del mattino è un po' diverso. Quello del mattino è un po' diverso, vuoi farlo sapere tu? Sì, vuoi svelare questo segreto? Allora, aspetta che mi concentro. Concentrati, vai. Questo è quello che faccio ogni mattina. Ve lo consigliamo. Prima di andare in diretta.
Sono un coglione. Ecco. E ti riesce molto bene, comunque. Funziona, sì, direi. Funziona benissimo. E soprattutto funziona anche fuori da qua. Cioè, nel senso, l'effetto rimane lungo tutta la giornata, probabilmente. Sì, poi dipende dall'intensità. Quando insomma, è troppo. Poi dopo le due ore uno insomma, si rilassa e magari non parla per un'ora con nessuno. E quindi Botti ha svelato il segreto del suo successo. Questo è il segreto del suo successo. Fatelo anche voi se avete bisogno di sentirvi tali. Ma fatelo con convinzione. Esatto, veramente. Esatto. Allora, alle 17, quindi collegati. Ma io direi di fare una cosa. Non è che voi adesso che noi finiamo il programma dovete staccare. Lasciate Radio Brown the Rose. Fatevi fare compagnia dalla nostra splendida musica. Bravo. Durante la 24H di musica. C'è sempre musica su Radio Brown the Rose. Sempre, quindi sempre. Non c'è motivo di staccare. A meno che non dobbiate fare altro. A meno che adesso proviamo a fare il caffè e facciamo saltare la luce. Esatto, esatto. Moroni, la tua macchinetta del caffè fa saltare la luce. Però non l'abbiamo passato. Lo possiamo passare al volo il messaggio di Marco Rocco. E bisogna trovarlo, è un casino. Guarda, se riesci a girarlo così, intanto io faccio che ricordare l'appuntamento delle 17 con il nostro speciale Io Resto a Casa, la voce del sindaco, nel quale interverrà, come ormai tutti i giorni, da 15 giorni a questa parte, il nostro primo cittadino sindaco Gianni Fogliato, per darci aggiornamenti sulla situazione braidese, su eventuali delibere della giunta comunale inerenti. Anche ieri si parlava delle strisce blu, dei parcheggi. Ha fatto un ragionamento molto valido il sindaco, perché c'è la possibilità e la volontà da parte della giunta di mettere uno stop al pagamento dei parcheggi, ma questo potrebbe anche risultare deleterio. Perché? Perché se le persone occupassero spropositatamente i parcheggi blu, non rimarrebbero parcheggi per coloro che magari hanno necessità, abitando magari fuori, di andare in farmacia o a fare la spesa o quant'altro. L'ho trovato. Aspetta. L'hai trovato? Allora, giralo pure sul numero della radio. Io ricordo ancora che, come al solito, domani mattina saremo qui. Domani mattina ci sarà molto probabilmente Marco insieme a non so chi, ma vi terremo aggiornati. A Checco, Marco e Checco domani mattina a soddisfare tutte le vostre richieste. E intanto io sto aspettando che... Lo mando sul numero della radio? Assolutamente sì, così posso mandarlo in onda. Questa è una chicca straordinaria, amici. Questa è una chicca. E allora noi direi che vi salutiamo così. E buona giornata a tutti, buon appetito, ciao da Roby. E da Botti, sì. Niente, non ce la fai, eh. No. Quando io dico ciao da Roby, tu devi dire ciao da Roby. Ok, bravissimo, va benissimo. Sentiamo, ciao a tutti. Niente, Moroni, una cosa ha fatto e ha creato danno, veramente. Non c'è più speranza questo ragazzo, boh, non so più cosa dire. Moroni, quando serve, lui c'è. Good morning, bro!